Buonasera, benvenuti a tutti gli amici che ci stanno seguendo o che comunque ci seguiranno durante questa diretta. E questa sera faccio una cosa un po' diversa, perché finora ho sempre parlato di Medjugorje, ho parlato con persone legate a Medjugorje, consacrati, amici che vivono a Medjugorje, ma non ho mai fatto, e questa è la diversità, è la prima volta che lo faccio. E a Gesù Maria piacendo continuerò nel tempo. Questa sera farò la prima diretta con due amici con cui abbiamo vissuto insieme l'ultimo pellegrinaggio, quello di Capodanno. E insieme noi, ma con voi e per voi, vogliamo rivivere quei giorni lì, proprio in quella terra benedetta, e respirare insieme noi e voi un po' di aria di Medjugorje. Gli amici che sono in diretta questa sera sono Rossano, ciao Rossano, e Loretta. Ciao Loretta. Ciao, Ciao. ciao. E intanto a voi, cari amici che ci seguite da casa, mando un caro saluto, un grande grazie e un grande abbraccio e vi chiedo di attivare le notifiche e condividere questa diretta così anche altre persone potranno respirare insieme a noi l'aria di Medjugorje. Entrando un po' proprio nel centro dell'argomento, che è quello che più di tutti a cui tengo, anzi, prima di entrare nel centro dell'argomento, come ci insegna la Madonna Medjugorje, diciamo insieme un'Ave Maria, così iniziamo veramente sotto il suo sguardo. La diciamo noi tre e la dite anche voi, cari amici da casa. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santo. Amen. Ave Ave Maria, Maria, piena di piena grazia. di grazia. Signore con Signore te, con te, tu tu sei sei benedetta fra le benedetta fra le donne e donne, benedetto il benedetto il frutto del frutto tuo del seno, tuo seno, Gesù. Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Madre Dio, di Dio, prega per prega noi per noi peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Bene, allora, i veggenti dicono che a Medjugorje arriva solo chi è personalmente chiamato dalla Mamma Celeste, dalla Madonna. Quindi faccio a te, Rossano, la domanda. Wait, Come certo. potresti descrivere la tua chiamata a Medjugorje e cosa hai sentito nel tuo cuore quando hai sentito proprio questa chiamata? Ci puoi descrivere? Allora, io intanto ti ringrazio per l'invito e sono felice di ritrovare Loretta, che ci siamo conosciuti nel tuo viaggio e questa è una cosa bellissima e sono molto contento. Allora, per me è una cosa un po' particolare, nel senso che io il 13 luglio del 1981, qualche 25 giorni dopo la prima apparizione, ebbi un brutto incidente e mi trovavo in prognosi riservata in un ospedale e le persone che circondavano il mio letto avevano in qualche modo intercettato sulla televisione in Rai della presenza di questi sei ragazzi che vedevano la Madonna in questo paese dell'est, no? E io sentivo al bordo del mio letto, non potevo vedere nessuno perché ero imbardato, sentivo al bordo del mio letto qualcuno che diceva ci vuole un miracolo per lui, no? Che sarei stato io. Credo che il miracolo ci sia stato, però per me sono passati 42 anni prima che, e non ci credevo neanch'io, fin quando non sono salito sopra il tuo automezzo, che stessi andando in quella direzione. Lì, quindi io sono stato veramente contento e profondamente soddisfatto del poter raggiungere quel luogo che dentro di me non si è mai spento da quel momento là. Quindi, per rispondere alla tua domanda, per me la chiamata e l'arrivo a Medjugorje è stato una conquista, ma anche una liberazione infinita da quel momento di sofferenza fisica e anche di paura che avevo vissuto, che abbiamo vissuto con tutta la famiglia per questo mio grave incidente. Quindi io ringrazio intanto di aver potuto vivere 42 anni prima di andare là e poi di esserci andato, di aver passato il Capodanno, che è anche una cosa abbastanza unica e rara. Beh, io allora da accompagnatrice, diciamo, una grande responsabilità aver accompagnato
un'anima che per 42 anni ha aspettato questo incontro, quindi è sempre una responsabilità per chi accompagna, ma a maggior ragione sì. Una prima volta è stata attesa così a lungo. È anche vero, proprio perché la Madonna chiama Medjugorje, che noi apriamo il cuore, ma i tempi del Signore non sono i nostri. Comunque l'incontro avviene quando è il momento giusto. Come tu hai detto, mi fa piacere rivedere Loretta. Ecco, sì. Il tuo viaggio era già pensato con questi amici, anche perché poi andare sì. a Medjugorje insieme si crea un'amicizia diversa, particolare e profonda, che rimane nel tempo. Però voglio saluto anche tutti ricordo. Gli altri. Sì, scusami, certo. Caro. No, saluto anche quelli che non ci sono, li salutiamo tutti, magari ci intercettano poi qualche rimbalzo della trasmissione. Bene, allora una volta che sei arrivato a Medjugorje, dopo questa chiamata, questa attesa, questo miracolo che hai ricevuto, non morendo, diciamo, per quell'incidente, esatto. Questa opportunità non solo di vivere, ma poi di incontrare colei per cui è, che ci porta a colui per cui viviamo, cioè suo figlio Gesù. Ecco, una volta che sei arrivato a Medjugorje, cosa hai trovato? Allora, intanto sono arrivato a Medjugorje e avevo fame, sia fisica che spirituale, ma questa è una battuta. No, avevo fame di iniziare a incontrare i luoghi dove tutto è accaduto, tutto è avvenuto. Ringrazio Pierpaolo, che stasera non c'è, perché per primo ci ha fatto uscire e andare alle Croci Blu. Quindi immediatamente la sera, dopo il viaggio di 12 ore circa, qualcosetta del genere, ma non è neanche un viaggio che misuri le ore, perché poi quando c'è una compagnia così, alla fine è un momento che spereresti che non finisca mai. Per cui poi arrivi, siamo andati a vedere al luogo delle apparizioni alle Croci Blu e io mi sono accorto di due cose. La prima è che mi sembrava l'aria fosse meno pesante, cioè respiravo meglio, una cosa che mi è piaciuta da subito. E la seconda è che perché qualche strano motivo i pensieri che mi legavano dal luogo di partenza, quindi la casa, i problemi, insomma, incominciavano a svanire, cioè non avevo il bisogno di ritornare indietro con la memoria per ricordare che cosa avevo appena lasciato 10-11 ore prima, insomma. Quindi guarda, è stato... Vai dai, finisci, scusami. No, è stato molto bello. E poi una cosa che bellissima è che presi sonno non solo per la stanchezza, ma i giorni che siamo stati lì, io ho dormito benissimo, anche merito della struttura senz'altro, però io ho dormito benissimo e vi garantisco, poi ci sarà tante persone che leggono, che ci vedono, che hanno fatto più di un pellegrinaggio, quindi conoscono anche le fatiche di un pellegrinaggio, che non ci siamo risparmiati per niente, abbiamo preso il freddo, l'umidità e anche della pioggia quando c'è stata, nonostante tutto si è sempre, come dire, riusciti a trovare quella spiritualità, quella serenità del corpo e dell'anima che ti permetteva di riposare un sonno rigenerativo. Per me è stato così. Guarda Rossano, hai fatto l'esperienza comune veramente alla maggioranza delle persone. Sono arrivare contento. Lì e respirare quell'aria leggera e dimenticare anche, si può arrivare anche con dei macigni, con delle situazioni che lasciamo a casa veramente difficili, che ci tormentano e lì veramente in un attimo tutto diventa lontano. Un lontano ricordo perché si è veramente immersi in una grazia di pace, di serenità che fa vivere benissimo tutti quei giorni. Poi tu hai parlato di struttura, più che struttura, noi abbiamo la grazia di andare al Magnifica, che è la casa di spiritualità della Veggente Maria, abbiamo pregato con lei il momento, abbiamo pregato con lei, insomma, e anche quello, insomma, si entra, io dico sempre, l'anticamera del paradiso, si entra in questa bolla di pace, veramente, dove nessun altro posto lo dà. Ma l'ultima domanda, Rossano, e poi vado da Loretta. Volevo chiederti, ora che sei tornato a casa, cosa è cambiato nella tua vita? Allora, il primo cambiamento che ho potuto percepire è stato nel incontrare le persone che notoriamente, con le quali abbiamo delle relazioni,
in qualche modo non riconoscerle per quello che mi dicevano, cioè è come se stessero parlando una lingua che non mi apparteneva, eppure fino a 4 giorni prima, 5 giorni prima era lo stesso tipo di lingua che parlavo anch'io. Per cui c'è stato proprio, è come se nel mio modo di pensare, di agire, di ragionare, ci sia stata una pulizia, una specie di reset, no? Che mi ha restituito, forse non è una capacità, ma mi ha restituito il senso della criticità, del bisogno, della responsabilità, ma anche di quello che vale la pena fare, quello che è superfluo fare. Ma è la mia esperienza personale, quindi io sono convinto che Medjugorje, chi ha avuto la fortuna di andarci anche tante volte, forse ha cambiato più volte questa sua esperienza, forse anche dipende dal momento che vivi nella tua vita di tutti i giorni. Certamente che io suggerirei a chi sentirà questa trasmissione di incominciare a pensare a fare questo pellegrinaggio, cominciare a credere di doverlo fare, perché un pellegrinaggio in un luogo di questa portata, ma come anche tanti altri, ti fa ritornare a casa sempre migliore e decisamente più in salute, non solo nello spirito, ma anche nella quotidianità. Ecco. E poi ci si vede, le persone se ne accorgono che è cambiato qualcosa, magari poco, però qualcosa è cambiato, se ne accorgono. Taglio dei capelli, non scherzo. Guarda, tu hai detto che è cambiato qualcosa, è stata la tua esperienza della prima volta, però hai detto magari anche chi va più volte. Una cosa che posso veramente assicurarti, che ogni volta che la Madonna chiama Medjugorje, una volta che si vive Medjugorje, non si torna mai a casa come sei partiti. C'è sempre un piccolo passettino che la Mamma Celeste fa fare in avanti nella nostra crescita spirituale, e comunque, come hai detto tu, si torna in salute non solo spirituale ma anche fisica, perché comunque poi lo spirituale si ripercuote anche nella nostra salute fisica. Certo. Quante volte è successo che si dà l'unzione degli infermi a delle persone che sono moribonde e poi si riprendono, proprio perché Dio non solo agisce nel nostro spirito ma anche nel nostro fisico, nella nostra salute. Adesso invece voglio parlare un attimo con Loretta, e voglio iniziare dicendo che in ogni luogo dove appare la Madonna ha una missione e un nome specifico. Ad esempio a Lourdes la Madonna si è presentata come Immacolata Concezione, a Medjugorje invece, come racconta la veggente Maria che abbiamo conosciuto, no, insieme, stando lì al Magnificat insieme a lei, su suggerimento dei sacerdoti della parrocchia, lei e gli altri veggenti hanno chiesto con quale nome la Mamma Celeste era venuta a Medjugorje, e lei ha risposto di essere venuta come Regina della Pace. Cara Loretta, tu a Medjugorje hai sentito questa pace? Assolutamente sì. Per intanto ciao a tutti e grazie a te per avermi invitata. Sì, la pace di Medjugorje è una cosa meravigliosa finché la provi lì, e è quasi drammatica quando torni a casa e ti vedi intorno. Sì, sicuramente tu sei tornata diversa, almeno io mi sento ogni volta, e sono andata 2 volte solo. Quando torno non sono la stessa di quando sono partita, però ritornare viene in mente quella frase dei famosi agnelli in mezzo ai lupi, cioè Medjugorje ti dà questo senso di condivisione della preghiera, di partecipazione, ti senti veramente che stai pregando per tutti e che tutti pregano per te. Io la percezione che ho avuto è sempre stata questa, sia quando sono salita per la Via Crucis al Križevac, o quando siamo saliti alla croce, al Monte delle Apparizioni, cioè questa comunione di preghiera
tra fedeli di varie lingue, di rosari anche in tempi diversi, eppure non c'è un'idea di confusione, di fastidio. Io ho sentito comunione. Sicuramente questo è basato sulla pace che uno prova, almeno per me è stata proprio una sensazione di pace infinita, meravigliosa. Bene, l'ordine, perché poi Dio è ordine, mentre il demonio è il caos, il disordine. Quindi già solo da queste piccole cose si può veramente riconoscere, no? Dove c'è il bene e dove invece purtroppo non c'è. Certo, certo. Cara Loretta, sempre rimanendo collegati a questo discorso, no? La mamma celeste, desidera che ci sia la pace prima nei nostri cuori, poi nelle nostre famiglie e infine nel mondo intero. Tu a Medjugorje hai trovato la pace di cui parla la mamma celeste? Ce l'hai appena detto, ma come dire, descrivici un po' veramente la differenza della pace solo umana, diciamo che provi, magari si prova anche a casa un po' di pace, no? Ogni tanto, ma Sì, quella ogni pace lì a tanto. Medjugorje, che cosa ti lascia nel cuore? No, la Raccontacelo. pace di Medjugorje, anche a livello, cioè anche se fossi andata da atea, quello che vedi è come sia possibile che senza ordine pubblico vengano gestite migliaia di persone in quella serenità, cioè senza voci che si alzano, senza ingorghi, cioè sembra che tutto faccia parte di un disegno e che quindi tutto fili in un certo modo. E quindi un po' come succede nella vita caotica delle città, che tu esci e ti infili lì e poi è il fiume che ti trascina in un qualche modo. Vieni portato a seconda delle necessità, però vieni trasportato da un filo di comunque di confusione, magari di imprecazioni, di nervosismo. E qui è esattamente l'opposto. La percezione che ho avuto io invece qui è essere trasportati proprio dalla preghiera, dalla serenità, da questi sorrisi proprio. Sorrisi di persone in pace. Cioè, io quando sono salita al Krisevac ho visto con sorpresa delle persone che salivano, che si vedeva che erano provati da grandi sofferenze, tribolazioni, o per l'età o per delle disabilità, eppure erano tutti. Li accomunava a tutti questo sorriso, nonostante la fatica, il freddo, il terreno scivoloso, la moltitudine di gente, e si era tutti con questo viso come, non lo so, che non fa proprio parte di questo mondo, diciamo. Non, io non sono abituata, eppure non abito a New York, abito in un paesino in cui, diciamo, ancora si respira aria di tranquillità, però là è proprio un'altra cosa. Quindi Loretta, tu puoi affermare, però ce lo devi dire tu ovviamente, la mia è semplicemente una domanda, puoi affermare che hai detto che sei andata 2 volte a Medjugorje, che prima di andare a Medjugorje tu avevi mai vissuto una pace simile a questa? No, assolutamente no. Infatti io quando parlo così, magari testimoniando con amici, sia nel 2016 che l'ultimo che ho fatto con voi, sono stati viaggi di 5 giorni, che però 2 vengono praticamente impegnati nel viaggio, e quindi concretamente vivi 3 giorni di Medjugorje. E io dico sempre che forse la permanenza è così breve perché sennò poi sarebbe impossibile ritornare a casa, nel senso che io veramente ho fatto molta fatica l'altra volta e questa volta pure di più, cioè dicevo, ma quasi che stavo escogitando dei motivi per cui potermi fermare ancora un giorno, una Per un mezzogiornata. pelo il motivo c'era.
Ci sarebbe anche stato stavo volendo. male e non si rientrava. Vabbè, però no, non volevo essere io causa di questa cosa qua, però proprio vabbè, poi l'ho fatta con mia figlia questa volta l'esperienza, per lei prima volta, una figlia adulta, quindi Veronica ha quasi 30 anni, non è una bambina, e quindi abbiamo potuto vivere proprio appieno questa cosa. Tra l'altro io che sono attiva, come tutte le mamme, insomma, sono molto attaccata alla famiglia, alle tradizioni. Mi sembra sempre che se non ci sono io, la casa non regge, quindi io ci devo essere a casa. E questa volta sono riuscita a partire, contrariamente a tutto quello che si pensava, sotto le vacanze di Capodanno, quindi ho abbandonato anche mio marito, che insomma, però è abbandonato così per battuta, perché poi se ne è parlato, e mentre magari altre volte avrebbero potuto nascere problemi, mi ha detto: vai tranquilla. Ero già là con la testa, no? Quando mi ha detto: Perché vai quando la Madonna tranquilla. chiama, anche quelli che possono essere apparentemente problemi si risolvono. E ti ho Sì. fermata sulla questione di tua figlia perché poi è una domanda che voglio farti dopo, quindi Sì. continuiamo il discorso della tua famiglia. Ok. Tornando alla pace, è vero che la Madonna parla di pace, ma per ottenerla ci insegna che è fondamentale la preghiera. Senza la preghiera, ci dice la Madonna, noi non possiamo avere la pace perché non è qualcosa che viene dagli uomini, ma da Dio. Noi questa pace possiamo riceverla soltanto nella preghiera, perché il nostro cuore può sperimentare la pace solo se entra in contatto con Dio. Allora, Rossano, voglio chiederti una cosa. Il tuo vivere Medjugorje ti ha fatto scoprire un modo diverso di vivere la preghiera e la pace nel tuo cuore? Sì, primo perché tanto che uno preghi scopre che c'è sempre qualcuno che riesce a pregare più di te. Mi sentite? Sì, Pronto? Mi male. sentite? Sì. Male. Rossano, sei anche capovolto. È Secondo me andato. sei proprio bloccato. Va bene, allora mentre aspettiamo che Rossano torna, Loretta, faccio l'altra domanda a te. Dimmi. Proprio tornando alla famiglia, quello che stavi dicendo, la Madonna Medjugorje ci invita a recitare il rosario nella famiglia. Lei chiede tutte di cominciare a pregare insieme in famiglia il Santo Rosario e aggiunge che se molte famiglie si separano è perché non c'è più la preghiera. Allora, Loretta, tu che hai avuto la grazia di venire a Medjugorje con tua figlia, come ci hai detto prima, hai Sì. potuto sperimentare la grazia che porta la preghiera nella famiglia? Sì, anche la grazia di comprendere questa cosa, perché prima si pregava molto di più singolarmente, cioè si prega in famiglia, però ognuno prega, diciamo così, e poi si va a messa e quella è la parte comunitaria della cosa. E invece abbiamo imparato proprio la forza che c'è dietro a una preghiera recitata insieme. L'abbiamo sperimentato anche ultimamente, proprio nella preoccupazione, questa forza. Tra l'altro, a Medjugorje ho imparato proprio da Michele, che ci ha accompagnato al Porto, anche un modo di porsi nella preghiera, no? Cioè lui ha portato il suo esempio personale e non l'abbiamo fatto nostro. Cioè, mentre prima magari la preghiera era un avvicinarsi facendo tipo una lamentela delle cose che non andavano bene,
invece Michele mi ha aperto gli occhi su come, non per un dare e avere, però mettersi in gioco, già non proporre la preghiera come ringraziamento, ma proprio come offerta, facendo quasi dei patti con Dio, offrendo la nostra preghiera nella semplicità, proprio nella miseria anche in cui è, per delle cose che ci servono, che sono indispensabili a livello affettivo piuttosto che a livello lavorativo, e le risposte abbiamo visto che sono. Poi, come diceva, se prometti un rosario per un anno, poi dopo i primi giorni ti arriva la grazia e ti resta solo da fare il rosario per un anno. Effettivamente così, anche ricordarsi poi di ringraziare portando avanti la preghiera proprio come ringraziamento, però è molto più facile, diciamo. Certo, un po' come io andavo dalle suore da bambina, dicevano i fioretti, no? Oppure la Madonna Medjugorje chiede la preghiera e il digiuno a pane e acqua. E col digiuno si possono fermare anche le guerre, perché certo, le nostre preghiere sono ascoltate, quindi di questo dobbiamo essere certi. Addirittura i veggenti ci dicono che è inutile che noi chiediamo a loro di chiedere alla Madonna, perché loro non sono più di noi agli occhi di Maria. E la Madonna ascolta le preghiere di ognuno di noi allo stesso modo. Quindi veramente con questa fiducia, con questo abbandono, non dobbiamo avere il timore di chiedere le grazie. Addirittura la Madonna delle Grazie, che si celebra il 27 settembre, lei dice: io ho tantissime grazie da donarvi, che non posso darvi perché voi non le chiedete. Ecco, quindi è vero, noi possiamo chiedere. Poi ovviamente Dio concede ciò che è un vero bene per la nostra anima, come diceva Chiara Luce Badana: se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. Questo nel bene e nel male, quindi sapere ringraziare quando ci viene concesso qualcosa a cui noi teniamo, ma anche offrire la sofferenza che il Signore ci chiede, perché anche se la sofferenza noi non la capiamo, anche se la sofferenza è dura, comunque è il nostro vero bene in quel momento, a livello spirituale, perché il fine ultimo della nostra vita non è vivere, ma è salvare la nostra anima. E quindi la salvezza della nostra anima avviene compiendo la volontà di Dio. E quindi quando noi chiediamo qualcosa attraverso la preghiera, se è volontà di Dio che ce la concede, benissimo, chiediamo, non dobbiamo avere timore, ma al contempo, se non ci viene concessa, non dobbiamo prendercela con Dio, ma dobbiamo veramente sapere profondamente che questo è il nostro vero bene. Visca è maestra in questo. Lei è tra i veggenti, la veggente che più di tutte soffre. Addirittura la mamma, dopo anni di sofferenza, un giorno le aveva detto: Visca, basta, chiedi alla Madonna di toglierti questa sofferenza. E lei ha detto: No, non dire queste cose, perché tu non sai attraverso la sofferenza quante grazie lei può donare alle persone. Quindi anche una nostra sofferenza può servire non solo a noi, alla nostra famiglia, ma anche a persone per cui possiamo intercedere, o viceversa, persone che attraverso la loro sofferenza o la loro preghiera, quindi con richiesta ecco, attraverso l'intenzione di preghiera, queste cose avvengono realmente nella nostra vita. Io invece vorrei tornare a Rossano, se è tornato l'audio. Ci sei, Rossano? Rossano? Niente. Rossano purtroppo non ci sente. Allora faccio un'ultima domanda che era rivolta a tutti e due, però se Rossano non lo sentiamo, mi dispiace che sentiremo solo Loretta, che va benissimo, per carità Loretta, ma mi dispiace che non sia Grazie. Rossano a questo punto. La domanda era, è l'ultima, la Madonna ha affermato che soltanto quando c'è la pace nel nostro cuore e nelle nostre famiglie, allora possiamo donare la pace in tutto il mondo, perché gli altri diventano a quel punto tutti i nostri fratelli e sorelle, diventano amici da amare e non nemici da cui difenderci. Sono certa che a Medjugorje il vostro cuore sia aperto a questo amore. Ora, Loretta e Rossano, se riesce a rispondere, vivete meglio il rapporto con il prossimo dopo aver sperimentato questa pace nel cuore e la preghiera soprattutto?
Eh sì, se ti, vabbè, già intanto il modo di porsi è più pacato, cioè, su di me logicamente parlo, e quindi poi quello che gli altri ti rispondono è proporzionato a come tu ti poni, e quindi già metà del lavoro è fatto. Però è vero, c'è proprio anche una scuola di atteggiamento verso gli altri, e questo sicuramente l'ho imparato. Poi, per carità, il lavoro da fare ce n'è ancora tanto, ma diciamo si sta poco per volta, si cambia, ecco, ci si sente proprio lavorati da questi pellegrinaggi. Io almeno ogni volta che torno mi sento migliore, si può dire. Sì, Anche nei sicuramente mi confronti degli sento migliore. altri. Sì. Bene, mi dispiace che Rossano purtroppo è caduta anche la linea. Mm. Comunque, adesso in chiusura di questa diretta, volevo proprio in virtù dei pellegrinaggi che facciamo a Medjugorje, dire agli amici che ci ascoltano o che ci ascolteranno in futuro. Ci sei, Rossano? Ci sono. Ok, finisco la frase. Allora, benissimo. Stavo dicendo che chi vuole venire, adesso noi andremo a Medjugorje dal 17 al 21 marzo per il compleanno della Veggente Miriana. Saremo ospiti al Magnifica, che è la casa di spiritualità della Veggente Maria, e quindi pregheremo insomma lì. Chi vuole venire, anzi, lo chiedo a questo punto a voi due che siete venuti, vi siete trovati bene nel modo insomma di vivere Medjugorje anche in modo particolare, appunto, pregando insomma insieme a Maria, quindi come dire, vivere anche quel pezzettino in più, che poi, come dico sempre a Medjugorje, la Madonna appare assolutamente per tutti, ma non soltanto per chi è lì, però vivere umanamente quel momento insomma è molto molto bello, ecco. Lascio Se Rossano per mi voi. sentite, io ho condiviso tutto quello che ho sentito di Loretta, tutto. Le tue risposte sono sovrapponibili esattamente alle mie. Chiudo con questa ultima domanda che hai detto. Direi che vale sempre la pena, indipendentemente da quello che si incontra, perché un pellegrinaggio non è programmabile, cioè può cadere di tutto. Quindi è quella la parte stessa del pellegrinaggio che vale la pena di affrontare. È una partenza verso un luogo definito, ma con un percorso di vita improvvisato che può davvero aprirsi in mille modi diversi. Quindi io suggerirei a chi ancora ha da provare un'esperienza di questo tipo, ma specialmente a chi l'ha anche già fatta, di ripeterla con una dimensione come quella di Angela, un po' più contenuta, perché così le persone, quando poi salgono e dopo qualche ora diventano una famiglia, e questa famiglia qui poi si accompagna in questi giorni e diventa tutto più bello e facile e semplice. Addirittura, come ho letto, scriveva qualcuno, che poi si innescano dei meccanismi di amicizia, come nel nostro caso, che durano e dureranno poi per molto tempo. Questo posso dirlo con certezza perché io che vado a Medjugorje dal 1993 e dal 1993 che ho gli stessi amici e poi tutti gli altri a venire dopo, perché veramente le amicizie fatte ai piedi di Maria sono veramente amicizie particolari, belle, profonde. E vorrei concludere questa diretta leggendo a caso, che poi non è un caso, ma è ciò che Maria vorrà darci come messaggio questa sera, uno dei messaggi di Medjugorje. Messaggio del 25 dicembre 2012. La Madonna è venuta con Gesù bambino tra le braccia e non ha dato messaggio. Ma Gesù bambino ha iniziato a parlare e ha detto: "Io sono la vostra pace. Vivete i miei comandamenti." La Madonna e Gesù bambino insieme ci hanno benedetto con il segno della croce. Bene, questa sera che abbiamo parlato molto di pace, con questo messaggio, quel che io ho capito, e che
la nostra pace è Gesù. Quindi veramente dobbiamo pregare. Anche la Madonna si mette da parte quando si parla della vera pace, perché lei ci conduce a suo figlio Gesù, che è la vera pace. Cari amici, io vi ringrazio veramente di essere stati con noi questa sera, vi chiedo di attivare le notifiche così riceverete il messaggino le prossime volte che faremo le dirette, condividete questa diretta se volete, ringrazio quindi voi che ci avete seguito, ringrazio voi due che avete partecipato attivamente, mi avete veramente molto colpita, perché pur essendo la prima volta per te Rossano e due volte per te Loretta, comunque avete veramente vissuto la spiritualità, perché da quello che avete risposto avete veramente colto la spiritualità di Medjugorje, che per carità la Madonna parla al cuore di tutti, a ognuno per come è la propria personalità, quindi non ci vuole modificare, ci dà quello per cui abbiamo bisogno, però veramente centrare la profondità di Medjugorje non è semplice, soprattutto le prime volte, e devo proprio, mi avete stupita questa sera le vostre risposte, bello, è stato bello stare insieme a voi due, è stato bello stare insieme a voi che ci avete ascoltato, quindi uniti in questa comunione di preghiera e di cammino, io vi ringrazio tutti e vi saluto, alla prossima. Grazie a te. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, buonanotte.